Sindaco, si avvicina Capodanno, anche quest'anno a Campo Morone viene firmata un'ordinanza contro i botti di Capodanno. Sì, come ogni anno, anche quest'anno ho deciso di firmare quest'ordinanza, proprio perché sono convinta che ci siano molti altri modi per festeggiare, che non quelli dei botti. Festeggiare nel rispetto per gli anziani, per i nuovi nati, per gli animali, non solo i domestici cani e gatti che sotto gli occhi nostri sappiamo quanto siano terrorizzati, ma anche per il rispetto di tutti gli animali selvatici in generale, che a decine in queste occasioni muoiono nei boschi terrorizzati. Quindi il rispetto dell'altro, il rispetto non solo delle cose, ma soprattutto delle persone che sappiamo a Capodanno a decine vengono ferite, soprattutto bambini, e quindi troviamo altri modi per festeggiare. E il fatto di non riuscire ad essere presenti come forze dell'ordine 24 ore su 24 per far rispettare questa ordinanza non ha una giustificazione, nel senso che le ordinanze vanno rispettate e soprattutto se ai cittadini vengono spiegate le motivazioni e capiscono le motivazioni per cui questa ordinanza viene fatta, sono certissima che verrà rispettata. Con me Massimo Pigoni, che è presidente di EMPA e che nello specifico ci dirà quanto è importante e quanto è pericoloso per gli animali l'effetto del botto. E tanto ci tengo a dire che quando ci siamo trasferiti da Genova qua a Campo Morone, l'ordinanza contro i botti era già una realtà consolidata, quindi non abbiamo dovuto fare opera di sensibilizzazione verso il sindaco che era già sensibile di suo. D'altra parte stiamo parlando di un sindaco che non ci ha semplicemente accolto sul suo territorio, ma ci ha proprio cercato, ci ha voluto. L'ordinanza è una cosa importante, ma come diceva il sindaco, soprattutto è importante che il messaggio entri nelle coscienze delle persone. Noi qua ci occupiamo, abbiamo un centro di recupero per la fauna selvatica, ci occupiamo della fauna selvatica e la fauna selvatica è particolarmente sensibile. Dove voi dovete pensare che mentre un cane o un gatto, che pure vanno in forte sofferenza, in alcuni casi devono essere addirittura sedati, possono essere in qualche modo consolati, possono avere il padrone vicino che gli dà sicurezza e cose del genere, sull'animale selvatico non c'è modo di agire. La nostra presenza non lo tranquillizza, va nel panico più totale ed è terrore puro. E gli animali selvatici vivono una realtà fatta di quiete, di tranquillità, di lontananza dall'uomo e il botto, la luce accecante è una cosa che lo fa impazzire e in alcuni casi lo fa morire. E morire in senso fisico, reale. Noi l'ultimo anno che eravamo a Genova, nella nostra voliera, nei botti di Capodanno, tutti i rapaci sono morti. Sono morti perché probabilmente un botto è arrivato più vicino del solito alla voliera e questi terrorizzati il cuore gli ha ceduto. Non sono animali in grado di sopportare questo genere di stress. Anche gli animali che abbiamo qua noi, che sono più abituati alla presenza dell'uomo perché sono stati da noi curati, eccetera, rimangono animali schivi. Noi qua intorno abbiamo tutta una serie di animali che pure in una zona recintata voi non vedete perché cercano tranquillità, si allontanano da noi che pure li abbiamo curati e nutriti. Quindi ribadisco il concetto, pensate a loro, pensate che non c'è la soddisfazione di un fuoco che si brucia in pochi istanti nella morte di un animale.